tecnico appena esonerato dal Napoli è pronto a diventare il nuovo allenatore dei Toffees. Il club per il momento smentisce, ma l'esordio è atteso contro l'Arsenal dal corrispondente Stefano, Boldrini 16 dicembre, 21:41, Londra bis dopo il Chelsea, da Napoli a Liverpool, tutto in 6 giorni, Carlo Ancelotti, 60 anni, ha raggiunto l'accordo con l'Everton. L'annuncio, ufficiale è questione di ore, ma per il momento il club smentisce, ancora nessuna offerta è stata fatta ad alcuno dei candidati. Faccina triste, l'allenatore italiano ha incontrato i vertici dei Toffees e torna a lavorare in Inghilterra dopo 8 anni e 7 mesi. L'Everton era nel suo destino, il Chelsea, con stile discutibile, comunicò l'esonero al tecnico, che la stagione precedente aveva vinto Premier FA Cup negli spogliatoi del Goodison Park, dopo l'ultima gara del campionato dal 2010 al 2011, con i Blues secondi in classifica e approdati ai quarti di Champions. Ancelotti voleva tornare in Inghilterra e l'Everton rappresenta una nuova sfida. Il club di Liverpool, affidato nelle ultime 2 gare a Duncan Ferguson. Dopo l'esonero del portoghese Marco Silva, avvenuto il 6 dicembre scorso, è sedicesimo in classifica. Una posizione che non rispecchia i valori tecnici dei Toffees, squadra giovane, con un talento come il brasiliano Richarlison, il portiere della nazionale inglese Pickford e l'italiano Moise Kean, protagonista domenica di un episodio controverso, entrato in campo al 70esimo, l'ex attaccante della Juventus è stato richiamato in panchina all'88°. L'Everton, fondato nel 1878 a 14 anni prima del Liverpool, gioca ininterrottamente nella prima serie dal 1954. Ha vinto 9 campionati, 5 FA Cup, 9 Charity, Community, Shield della Coppa delle Coppe 1984-85. Esordio con l'Arsenal. I colloqui tra Ancelotti e la dirigenza dell'Everton sono durati diverse ore. L'allenatore italiano era la prima scelta dopo l'addio di Carlo a Napoli. Il tecnico italiano conosce bene la realtà tecnica del club ed è pronto a ripartire. Mercoledì sera, nei quarti di Coppa di Lega contro il Leicester, in panchina ci sarà ancora Duncan Ferguson. L'esordio con i Toffees di Ancelotti è previsto per la gara di sabato contro l'Arsenal, l'altra società accostata negli ultimi giorni al manager italiano e ancora alla ricerca di un coach, con Mikel Arteta ormai ad un passo dall'investitura. Il calcio, quando vuole, è diabolico. Riproduzione riservata Let's Block Ads.